Mama. Non mama. Mama. Non mama. Mama. Non mama. Ma. Dove sta un cane? Totò! 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 Mamma, non mamma. Mamma, non mamma. Mamma, non mamma. Mamma! Mamma! Oh, che c'è? Che è successo a mamma? Non riesco a dormire. Non riesco a dormire. Perché a mamma? Dormi. Tanto mamma sta di là. Chiudi gli occhi e dormi. Va bene? Aspetta, aspetta, ti do un bel bacino. Do un bel bacio. Va meglio adesso? Sì. Hai visto? Beh, dorma mamma, dorma. Mamma, mamma. Che c'è? E se stanotte viene l'uomo nero? L'uomo nero? E tu mandala da mamma. Che papà sta giocando a calcetto. L'uomo nero. Che poi ve ne vei e non ci viene mai. Dorma, mamma, dorma. È libero? Prego. E se uscissimo e ti offrissi una pizza? Una pizza? Ma io vorrei qualcosa di più. Facciamo due pizze? Facciamo tre? No, no, non posso. Devo fare una confessione. Ci vediamo domani. Madonna. Mi stavo dimenticando, la fredda. Chi è? Ah, tu sei. Io sono. Un'ora da aspettare, padre, non è possibile. Vabbè, io devo badare a tutta la parrocchia. Non è che sto con le mani in mano. Vabbè, però un'ora e dai. Scusa. Io poi tra l'altro mi devo pure confessare. Vabbè, allora. Io ho peccato. Vabbè. In nomine Patri e Spiritus Sanctus, che peccato hai fatto? Oh. Allora, praticamente, padre, io, diciamo che durante la Seconda Guerra Mondiale ho nascosto un ebreo a casa mia per salvarlo dai nazisti. Questo è il fatto? Sì. Io, cioè, questo non è un peccato, anzi hai fatto un'opera buona, cioè, meritevole. Non vedo dove sia il peccato. No, il fatto è che io gli chiedevo 50.000 lire al giorno per nasconderlo dentro a casa. Diciamo che questa te la potevi pure evitare, ma... Però, tutto sommato, gli hai salvato la vita. Do ut des... vabbè, diciamo che ti posso assolvere dai tuoi peccati. Avanti. Sei contento? Sì. Beh, puoi andare, mo. Grazie, padre. Ancora. Padre, secondo lei glielo devo dire che è finita la guerra. Vabbè. Lo cefalo! Comandi maresciallo! Si accomodi. Avanti. Comandi. Appuntato, allora, qua urge una riunione dell'arma, va bene? Allora, se la vedrei, c'ho la carta e penna? Scriva. Gli esimi colleghi, nonché simpatici, sono convocati per una riunione con la mia, del vertice dell'arma, per
Per venerdì. Per venerdì. Scusi, maresciallo, ma venerdì si scrive con l'accento o senza accento? Venerdì. Fenecos, spostala a sabato. Non si sa mai, venerdì uno non sta libero, invece il sabato è più sicuro che siamo tutti liberi. Va bene. Ok, maresciallo, arrivederci, agli ordini. Una formalista di tutte le cose che servono. A disposizione. Prendi carta e penna. Non ce l'abbiamo. Allora, scrivi carta e penna.